Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati per chi invece già vede i video del canale di Digitals. Con noi oggi abbiamo una persona veramente importante che è Patrick Biacco. È una persona che si è distinto in diversi ruoli di marketing. Pensate che lui è un direttore vendite per la Frisoni Inside, l'azienda di Alberto Frisoni, e addirittura di Sales Process, che non è solamente un'azienda di Alberto Frisoni, ma che è in collaborazione con Alfio Bardolla. Perciò tanto di cappello, soprattutto per questa carica. Oltretutto, lui è anche un importante networker che ha fatto veramente grandissimi risultati. E non tolgo altro tempo in realtà a Patrick, ti lascio chiaramente la parola chiedendoti innanzitutto di raccontarci quella che è un po' la tua esperienza. Quindi la tua storia. Ottimo, ciao a tutti ragazzi, innanzitutto grazie Matteo delle presentazioni. Allora, diciamo, partiamo un po' dalla base, visto che vi racconto un po' quello che è stato fatto nel percorso del mio ambito lavorativo e di carriera. Io parto, non andavo bene a scuola, no? Quindi tutto il mio voler poi crescere, no? È un po' una forma di riscatto nei confronti proprio di... Quando andavo a scuola non ero bravo, ma forse perché non ero bravo, perché non mi piaceva, no? Quindi non ero interessato a dare tutto il massimo di me stesso in quella cosa lì, un po' da somaro, però purtroppo la scuola a me non ha mai portato benefici. Inizio a lavorare a 18 anni, quindi finisco le scuole superiori, quelle dell'obbligo, inizio a lavorare in un'azienda proprio come operaio, facevo dipendente operaio, non avevo nulla e quindi inizio a fare questo e mi ricordo che era un'azienda dove lavoravo lamiere metalliche, quindi un lavoro anche abbastanza pesante. Dopo un paio di mesi, di questa professione, di questo lavoro, avevo capito però che, sai, essendo giovane, avevo capito che era questo che volevo fare per tutto il resto della mia vita, no? Aveva un po' iniziato a pesarmi subito già dai primi mesi questa cosa. Allora però, sai, un po' di valutazione le fai, dici guarda, un titolo di studio misero, perché comunque io mi sono diplomato come elettrauto. La mia passione erano le auto, lo sono tuttora, e quindi ho il diploma di elettrauto, quindi l'elettronica sulle auto, no? Volevo un po' fare il meccanico, mettiamola così, no? E quindi non avevo nulla nelle mani, no? A livello diplomatico per dire boh, posso fare il salto di qualità già partendo dal diploma. E quindi ho detto ok, focalizziamoci e concentriamoci su quello che abbiamo ad oggi. Quindi ho detto guarda, se io cerco di impegnarmi nel mio lavoro, magari in questa azienda mi danno modo e mi danno opportunità di crescita. Quindi te la faccio molto breve. Da lì nei primi 3 anni, successivi 3 anni, quindi a 20 anni, ero già un responsabile di un piccolo reparto di produzione di questa azienda. Nei successivi 5, quindi verso 25 anni, ero un responsabile di produzione. Gestivo tutto la produzione proprio di queste lamiere, quindi macchine, controllo numerico. Avevo circa 60 persone di cui ero responsabile. Ecco, fino poi a diventare quello che è la figura del manager aziendale, quindi cercare di... Avevo contatto con tutti i ragazzi, avevo un team di persone che mi stava dietro, avevo rapporto direttamente con l'imprenditore. Tenete presente che è una grossa azienda, mi va adesso di stare qui a nominarla, ma è una grossa azienda qui sul Padovano, di dove abito io, un'azienda che lavorava a livello mondiale, okay? Un'azienda molto molto importante sul campo della refrigerazione, perché quello che noi facevamo erano banchi e arredamento frigo sia per la gran distribuzione, quindi supermercati e quant'altro, sia per le boutique di altissimo lusso, anche a partire da Nusret. Non so se lo conoscete, no? È molto famoso quelli che butta il sale, no? Salba erano i locali che abbiamo poi gestito e sistemato, no? Ecco, questa è un po' la mia esperienza. Nel 2019, ok, sai, dopo comunque 10-12 anni di questa professione, bello, soddisfatto, avevo iniziato a guadagnare bene, non mi mancava nulla nella vita, quindi non ero in cerca, sai, di dire voglio guadagnare di più o voglio il guadagno extra, ma ero alla ricerca di cercare di capire se trovavo un business, trovavo un'opportunità per mettermi in gioco e sfruttare al massimo le mie capacità, anche poi dovute, no, a tutte le conoscenze e all'esperienza che ho fatto all'interno dell'azienda, perché poi, sai, a livello di tempo ero cresciuto, avevo contatto con tante persone, avevo fatto un bel bagaglio di esperienza. Ho detto è giunta l'ora magari di mettersi in gioco anche in autonomia. Avevo provato a guardare tante cose, però mi spaventava un po' il fatto dell'investimento, no? Io volevo aprire un ristorante perché mio padre era un cuoco e quindi ho detto, bah, cioè, metto insieme l'utile al dilettevole, no? Quindi io la mia passione per
i vini, i ristoranti, tutta la buona cucina italiana, no? Che ce l'abbiamo noi, quindi siamo fortunati anche di questo. Insieme alle doti di mio padre, comunque di un'esperienza trentennale a livello di cucina, volevo aprire un ristorantino, ok? Quindi questo era un po' il mio sogno. Però sai, vai in banca, sei giovane, inizi a chiedere un po' di prestiti, magari di persone che ti finanziano, e vengono fuori delle cifre che spaventano, ok? Non era impossibile, però mi spaventavano. Quindi mi sono un po' frenato, ho detto, ok, Patrick, cosa possiamo fare? In quel periodo iniziano a spopolare un po' il digitale. C'era chi magari che già lavorava nel digitale, no? Che era a contatto con l'America, conosceva americani, si formava da americani, era già avanti anni luce di me. Però sai, purtroppo, non essendo bravo, perché l'ho imparato dopo, non sono ancora tutt'oggi bravo, però l'ho imparato dopo, la lingua inglese. Cioè non ero così confident con queste, con la comunicazione con l'America, quindi per me, sai, il digitale è arrivato nel 2017-2018, questi business che si sentivano online. E da lì, dai social network, inizio a collaborare con, inizio a fare il venditore telefonico. Tenete presente che io ho sempre usato la skills della vendita, no? Da 18 anni a sta parte, perché la prima cosa che poi ho iniziato a formarmi e che ti insegnano a vendere è proprio la tua immagine, la tua figura, no? Devi vendere te stesso intanto. Quindi io ho iniziato ad usare bene la comunicazione con le persone per vendere me stesso sin da quando avevo 18-19 anni. Ok? Conosco questa persona, mi piace, un formatore, e mi dice: ok, vendiamo queste cose qui. Erano le applicazioni, ancora a suo tempo si poteva fare tutta questa cosa qui per acquisire follower sui social network, soprattutto in particolare su Instagram. E quindi io avevo questi lead che si candidavano, no, beh, io dovevo vendergli questi pacchettini da 49, 59, 109, insomma, per gestirli questi profili e farli crescere di follower. Ecco, da lì ho imparato a usare la vendita telefonica. Logicamente c'è stato un percorso dietro, ok, sempre di formazione, perché io credo che la formazione stia un po' alla base di tutto, ok? Senza formazione, senza informazioni per ottenere quello che si vuole, si va poco lontani, no? Quindi questo per me è una cosa, è un concetto molto importante. E da lì, insomma, capisco che sono bravo a vendere anche al telefono. Quindi, sai, poi le commissioni erano basse, i pacchettini erano piccolini e dico, ok, ho bisogno di qualcosa in più. Ecco, in quel periodo lì entro in contatto con una persona che mi fa conoscere un business magari straparlato, strapopolato, che è il network marketing, ok? Non lo conoscevo io all'epoca, vi dico la verità, ero proprio totalmente, per me era totalmente sconosciuta questa cosa, non sapevo neanche cosa fosse. Io ho detto, guarda, parlami un po', spiegami, mi fa, guarda, si parla di vendita diretta, poi se sei bravo puoi crearti anche il tuo team commerciale di persone, di collaboratori nella tua struttura. Insomma, mi ha detto grandi linee, due cose. Ho detto, guarda, mi interessa, mi stuzzica, quando possiamo vederci mi invita ad un weekend eravamo oltre Milano, eravamo vicino alla Svizzera, non mi ricordo adesso. Ah, Varese, Varese, no. Vado a vedere questa cosa, mi presenta questa azienda, mi presenta l'opportunità e inizio a fare il network marketing. Ok? Ecco, quindi è stato un po' lì il periodo di svolta. Ok? Questo è l'anno in cui della svolta, ma non perché non ero più soddisfatto delle cose, ma proprio perché avevo iniziato a conoscere questo business digitale che mi permetteva di sviluppare tante cose fatte come si deve, avere dei buoni guadagni e dire, ah, ok, però si può lavorare anche tramite questa tipologia di business. Una delle domande che sicuramente volevo farti era anche quanto si guadagna nel fare il venditore telefonico? Allora, intanto dipende un po' da che tipo di prodotto o servizio vendi, ok? Quindi dipende sempre un po' da che pack vendi, però sai, puoi partire dai 500-1000 euro al mese vendendo cosettine semplici fino ad arrivare, va, non lo so, 15-20 mila, ok? Cioè nel senso Ok. dipende un po' poi da che servizi vendi. Se vendi servizi high ticket a imprenditori, un po' come noi con l'azienda che hai nominato prima che abbiamo, che ha insieme a Alberto, insieme ad Alfio, che sono due soci, e li vendi prodotti high ticket, quindi capisci che comunque le percentuali e le provvigioni sono molto più alte, ok? Quindi dipende un po' da quello che distribuisci, però di sicuro è un ottimo lavoro ed è un'ottima professione che se sai sfruttarla al meglio ti frutta molto, 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 Certo, assolutamente. avevi fatto dei corsi per fare questo genere di lavoro, inizialmente intendo, avevi fatto. Assolutamente sì. Assolutamente sì, no? Un po' ho cercato di farlo capire anche prima. Io credo che senza le informazioni per migliorare costantemente il tuo lavoro, le tue performance, la struttura, la crescita, sempre costantemente. Tieni presente che io sono una persona che si fa un budget proprio di investimento all'anno in formazione, ok? Quindi tutt'oggi ho la mia formazione, credo. Non so, ormai non so neanche più quanti corsi, quanti percorsi, coaching, insomma, che ho fatto con persone che comunque mi hanno portato poi, no,
trasferire questa skills, che è una skills molto importante, che è quella della vendita. Poi tieni presente che io sono un po' un ibrido, faccio il venditore telefonico, faccio anche il venditore fisico, no? Proprio quello che è il commerciale, però fondamentalmente è una professione stra mega iper interessante che soprattutto ai giovani d'oggi porta dei grossi benefici, insomma, ecco. Ok, nel network marketing queste competenze immagino ti saranno poi servite fondamentalmente anche per sviluppare quello che è il tuo business. Raccontaci un po', nello specifico magari l'azienda, come hai sviluppato inizialmente, qualche difficoltà che potresti aver trovato all'inizio e qualche consiglio appunto per superare anche qualcuna di queste difficoltà per le persone che ad oggi hanno cominciato da poco a fare un'attività come ad esempio il network marketing. Allora, tieni presente che stavo infatti finendo prima, no, di argomentare questa cosa. Fondamentalmente, se io devo essere onesto, ciò che mi ha fatto cambiare, che mi ha fatto svoltare la vita, è stato proprio il business del network marketing. Ok? Cosa è successo dopo 2 anni da quando ho conosciuto l'attività di network marketing? Sai, forse vuoi per un fattore di cose, vuoi che conosci delle cose molto più incentivanti e che magari, sai, ti stressi molto meno, sai, il lavoro da dipendente, purtroppo a me nulla di discriminante contro nessuno perché reputo che ogni professione, ogni lavoro sia dignitoso e sia rispettabile, però sai, a me stava un po' stretto poi questa tipologia di lavoro, no? Era proprio diventato pesante fare il dipendente. L'azienda mi aveva promesso, con cui lavoravo, che mi aveva promesso un'ulteriore crescita, solo che alla fine dell'anno ci sono stati dei problemi proprio a livello aziendale che non dipendevano da me, vedi cosa vuol dire fare il dipendente, e quindi purtroppo io mi sono giocato quella qualifica che dovevo avere. Sai, ecco, lì forse è caduta un po' la demotivazione delle cose, tutte queste cose qua che non possono dipendere da te. Ho detto, ok, mi focalizzo e decido di dare un taglio netto alla mia vita. Quindi decido di licenziarmi, ok, e di sviluppare solo l'attività di network marketing. Ecco che quando ti metti scomodo, no? Nella vita iniziano veramente a prendere forma le cose. Infatti, da lì io, comunque, sempre con i percorsi di formazione, che poi cioè, erano proprio quelli di Alberto. Io ho conosciuto Alberto perché ero un suo studente inizialmente, no? Quindi, fondamentalmente, ho iniziato a formarmi con loro, ho preso il percorso più completo perché tanto sapevo che volevo fare il professionista, ok? E ho detto: tutto quello che mi serve sono le informazioni per diventare un professionista, no? Non ci sono magie, robe del genere. Quindi, fondamentalmente, ho detto: mi prendo il percorso più completo, inizio ad applicarlo. E infatti, da lì a poco il network marketing è stato il business che mi ha cambiato totalmente la vita. Inizialmente avevo scelto un'azienda, ok? Purtroppo è stata una scelta non ponderata bene. Ero emozionato da quel giorno che ti ho detto che ho visto quel grande evento, ero focalizzato, cioè mi aveva comunque arricchito, ok? Quindi non avevo scelto bene poi l'azienda con cui collaborare. Un'azienda nota, un'azienda famosa, un'azienda che tutt'oggi stimo, un'azienda importante e tutto, però sai, non era proprio, non lo sentivo mio distribuire e vendere quel prodotto. Quindi un po' a volte, questo era, lasciamo così il termine, un pippone mentale che avevo io, perché poi il prodotto c'entra poco. Basta trovare i sistemi, i metodi per distribuirlo. Però l'ho capito dopo, ok? In quel mentre comunque avevo conosciuto Alberto, studiavo con lui e tutto, e ti dico anche un po' la verità, ho fatto una scelta per il desiderio di iniziare a collaborare proprio con lui. Quindi ho deciso di cambiare network e di iniziare a lavorare con il network di Alberto, ok? Però io già dal mio primo network avevo ottenuto dei grandi, buoni risultati, avevo messo in moto tutto. Le difficoltà che mi hai chiesto, che purtroppo avevo riscontrato, sai, sono un po' quelle di tutti purtroppo i networker che ci sono oggi. Teniamo presente che negli anni 90 era un'attività che è arrivata in Italia, quindi hanno sfruttato un po' il trend di questa novità. Quindi tutte le persone, no, che vedete posizionati, president delle aziende e tutto quanto, hanno sfruttato veramente un po' il trend degli anni 90, no? Però ad oggi iniziare a fare network sulla base di quello che ti dicono e basta diventa un po' difficile. Io non voglio screditare il lavoro degli sponsor, screditare il lavoro delle persone, però non è solo quello che ti porta i risultati. Io avevo iniziato con questa fatidica lista che ti dicono di fare, di contattare amici, parenti e tutto. Io credo che un po', e l'ho fatto in primis, però quella cosa lì io credo non sia, uno, professionale, e due, credo non ti dia una sicurezza e una stabilità per portare avanti nel lungo periodo questa attività. Quindi io avevo capito che quello che mi mancava era un po' avere una certezza per sviluppare bene questa attività. Una volta che ho studiato i percorsi di Alberto e che avevo capito che tramite un processo riuscivo a avere una sicurezza di sviluppare in maniera professionale questo lavoro, ho deciso di licenziarmi, ok? Basarmi solo su questo, infatti poi, diciamo, ha preso piede la mia attività di network, ho iniziato a guadagnare
cifre importanti, ho iniziato a stare bene solo di questo, ho iniziato a creare la mia struttura che ad oggi credo conti più di 150-200 persone, non lo faccio da tanto perché magari per qualcuno sono poche, però fondamentalmente sai quando lavori con persone realmente in gamba sul tuo target, il tasso di abbandono, il tasso di... com'è che posso descriverlo? Cioè sono molti legati a te, no? Tenete presente che sulle strutture di network dicono che chi fattura veramente è sempre un 10%, quindi se avete 10, 100 persone ne lavorano 10. Ecco, nella mia struttura non è così, perché sono stati educati in maniera totalmente diversa, sono persone allineate a me, con il mio pensiero. La maggior parte delle persone che ad oggi sta ancora continuando a generare fatturato sono venditori, proprio come me, ma perché io avevo deciso di comunicare a un target ben preciso di collaboratori che volevo selezionare per la mia rete. Ecco che ad oggi è totalmente automatizzato ed è una gamba delle mie entrate e quindi da lì poi ho deciso, visto che comunque Alberto mi ha dato l'opportunità di vendere in primis in Prison Inside, poi diventare il direttore commerciale, seguire e creare un team vendita e poi iniziare la collaborazione quando avevano fondato nel 2021 Sales Process di iniziare anche lì a diventare il direttore Direttore commerciale di quella commerciale. società lì e quindi ho detto ok, tanto adesso il tempo c'è, le cose sono state automatizzate, da lì abbiamo le nostre entrate, focalizziamoci in altri business. Ok, ecco, da lì mi è cambiato totalmente la vita perché non sono più un dipendente, sono un libero professionista, mi gestisco i miei orari, lavoro principalmente da casa, vedete, oggi sono a casa sul mio ufficio. Sì, qualche volta vado in ufficio a Milano perché, ripeto, faccio anche il commerciale, perché vendendo comunque processi di vendita a imprenditori sulle PMI italiane c'è bisogno comunque di un colloquio, no? Ripeto, però fondamentalmente sono pochi giorni, magari 2 giorni alla settimana o ogni 2 settimane, la maggior parte del tempo me lo gestisco io e riesco anche oltre, sai, la cosa importante non è solo l'aspetto economico, il guadagno, ma è anche la qualità di come vivi la vita. Ok, quindi per me ad oggi non avere più il pensiero di essere dipendente da un cartellino, arrivare al minuto in ritardo, sai, tutta quella cosa lì che mi metteva angoscia, mi permette di gioire, di stare molto meglio nei confronti, ecco, di quella vita che facevo prima. Tutto Ecco, lì. volevo farti una domanda a proposito che magari può essere una domanda un po' scomoda. Ad oggi, quanto sono le tue entrate dai vari business che stai facendo? Perché comunque è una persona che fa il direttore commerciale in diverse aziende e che tra l'altro fa il networker, chiaramente avrà delle entrate, immagino che le persone che stiano guardando questo video se lo staranno anche magari un po' chiedendo. Giusto per avere un'idea, chiaro, senza entrare magari troppo nel dettaglio. Variano un po', dipende, cioè nel senso, sai, poi conosci anche tante cose, ok? Quindi magari sai anche un po' dove investire un po' di denaro. Io consiglio sempre di investire, cioè la prima cosa, fate dei business che vi permetta di mettere da parte il denaro, no? Quelli che investono, che hanno senza togliere, ripeto, nulla a nessuno, ma avete 5-10 mila euro e iniziano già a investirli, ok? Però cos'è che vi portano, no? Cioè, per carità, poi anche a piccole fettine vanno bene, però bisogna avere un qualcosa di sensato. Io dico, prima fate dei business che vi permettano il network marketing, la vendita, tutte queste cose qui, di scalare e di iniziare a mettervi da parte un qualcosina. Poi, una volta che avete un qualcosina, in maniera intelligente, cercare di investire. Quindi, sai, sono comunque entrate, ripeto, che variano, possono variare dai 5 ai 10 ai 12, hai capito, 1000 euro al mese, però, ripeto, dipende sia dagli affari che hai in gestione e tutte le altre cose, insomma, però sì, sono dei guadagni che ti permettono comunque di stare bene, che ti permettono di stare tranquillo, ecco, di vivere la vita che Assolutamente. magari si vuole vivere, no? In totale autonomia, la gestione del tempo. Ottimo, anche perché alla fine immagino che la cosa più importante tra tutte queste cose, oltre che chiaramente dei guadagni molto importanti come quelli che hai appena detto, siano anche proprio il fatto di potersi godere le giornate, di gestire appieno il proprio tempo alla fine della fiera. Assolutamente sì, assolutamente sì. Volevo giusto farti un'altra domanda, Patrick. Cosa consiglieresti alle persone che al giorno d'oggi vorrebbero cominciare da zero con un'attività di network marketing oppure anche proprio di vendita effettiva per un'azienda come potrebbe essere quello che hai iniziato a fare tu qualche anno fa? Beh, io, cioè, un consiglio che posso dare è partite proprio dal network marketing, ok? Perché se voi capite, indipendentemente poi da quello che sceglierete, prodotto o non prodotto, io credo sia poco importante. L'importante è studiarvi un po' l'azienda alle spalle, insomma, che sia strutturata, che sia ben formata, no? Un po' le regole basi del network marketing. Ma,
io ho scelto il network marketing anche per sfruttare le mie doti di vendita. Ok? Cioè, se voi avete capito bene, al di là del prodotto, però c'è una vendita, o vendete il prodotto, lo potete fare telefonicamente, oppure comunque vendete l'opportunità, no? Quindi il selezionare quelle persone che poi entreranno a fare parte della vostra struttura. Ecco, io essendo bravo al telefono a vendere, no, telefonicamente, il mio business ha preso piede anche proprio grazie a quella cosa lì. Quindi, se io voglio fare il venditore telefonico, va bene, facciamolo, ma perché non posso sfruttare anche il network marketing? Perché se scegliete bene delle aziende in maniera intelligente, andate a studiarvi un po' i piani compensi, ci sono delle aziende che vi pagano delle commissioni che non stanno in cielo in terra in tutta Italia, ok? La provvigione massima che vi possono dare le aziende che fanno l'info business, che fanno il marketing, fanno queste cose dal 10, 15, ma massimo per 100. In realtà un'azienda di network strutturata anche bene vi può dare anche il 40% sulla fee del prodotto e anche sulla fee dell'entrata in collaborazione con una persona. Quindi sfruttate bene questo canale qui, la vendita telefonica, io vi consiglio proprio partite dal network perché è anche l'attività che vi permette di acquisire e conoscere tutte le skills che vi permetteranno poi, magari un domani, di diventare un libero professionista a tutti gli effetti o magari anche un imprenditore. Ok? Quindi bassissimo costo di investimento iniziale nel mondo del network marketing, io l'ho scelto per quello, e tanto tanto ritorno sia a livello formativo, quindi tutto quello che imparerete, sia a livello anche economico, poi se siete bravi a sfruttarlo. Ok, grazie mille Patrick, come sempre sono contenuti di valore, anzi per chi poi lo conosce dal vivo è una persona davvero di valore, oltre che essere veramente una persona stupenda, quindi grazie mille Grazie. per la tua esperienza, chiaramente che hai deciso di condividere su questo canale. Appunto, per quanto riguarda i discorsi che stava facendo Patrick a livello formativo, sul canale Digitals trovate negli altri video, se ancora non siete andati a guardarli, altri contenuti di valore che possono esservi utili allo sviluppo di diverse attività di business. Perciò il mio invito è quello di vedere altri video, prendere spunto anche da questo. Vi lascio un link nella quale potrete benissimo entrare in contatto con me, Mattia o un membro del nostro staff per entrare in una conferenza gratuita, privata, tutta quanta per te. In effetti un modo per poter arrivare al tuo risultato nella libertà finanziaria e anche nel network marketing. Perciò noi ci vediamo nel prossimo video e a presto. Ciao!